amici di Genova Rock, abbiamo appena salutato Alberto Fortis. Troviamo fra le file del film un altro grandissimo personaggio che ha donato e dona tantissimo alla musica nazionale, Mauro Culotta. Ciao Mauro. Ciao, grazie delle tue parole. Ma dico la verità. Grazie comunque, perché non è mai abbastanza, cioè è sempre un divenire ogni volta che tocco le corde della chitarra. Assolutamente. Io ho avuto il piacere, tra l'altra cosa, la settimana scorsa, di avere in una jam, se possiamo chiamarla così, del tutto improvvisata, Mauro alla chitarra. Effettivamente ogni volta che ti vedevo toccare le corde della chitarra c'era proprio una trasmissione dell'anima. Questo è un po' quello che tu provi suonando? Sì, devo dire questo, chiamiamolo dono, senza voler fare adesso il mistico a tutti questo i costi. Dono, questo dono, bello dono. Lo devo a mio padre, che fin da bambino era un violinista, mio padre, pianista e contrabbassista. Mi faceva vedere sulla tastiera del violino il senso del sentimento del toccare la corda, del vibrato. Mi diceva che l'anima era la cosa più importante, solo che non capivo, ero piccolo. Probabilmente però questo concetto dei colori, dell'anima, nel suonare questo strumento, poi li ho coltivati andando avanti. Sì, lo hai maturato sicuramente, perché direi che si vede moltissimo questo discorso. Per cui grazie a papà Francesco. Assolutamente. No, beh, direi che questo è un concetto molto 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 importante. Senti Mauro, che cosa bolle in pentola dentro di te in questo momento? La sensazione è di fermento nonostante le apparenze. Per la verità devo dire che ho la costante di avere il trade union con Lugano, con Mina e Massimiliano Pani, che in qualche modo mi ha aiutato questi anni a tenere acceso un sogno, no? Un sogno che è quello comunque di scrivere canzoni, che è un'altra delle cose che mi piace molto fare. E il canale ti viene bene. Ogni volta è come suonare, ogni volta è una cosa nuova, non so mai, sfugge a me stesso questa magia. Vabbè, comunque c'ho questo rispetto che spero di continuare a coltivare ancora per un po' di tempo, per quanto mi riesco a farlo. E poi farò una cosa dedicata ad Alberto Marafiotti il 25, sì. Qua all'Esposto Tol Tendone. Insieme ad Odescaldi, sarà Madonia, ci sarà Maragliano, tutta la band di Aldo Descalzi, dove farò un intervento di un pezzo dove canterà la nipotina di Aldo, la figlia di Vittorio. La figlia di Vittorio. E poi credo che farò qualcosa con la Grazia 40, che è nato per scherzo quel pomeriggio che si trovavano insieme. Siamo trovati insieme per scherzo al Club Vela e mi sono molto divertito, anche perché è stata una cosa molto spontanea e improvvisatissima. Sì. C'eri tu. Si vedeva, Mauro, anche la Grazia è molto con l'anima, no? È molto presente, cioè, credo che tu l'abbia avvertito subito. Libero, sì, per fortuna è una sensazione che non... In un periodo dove purtroppo, non per colpa di nessuno, impera il bla bla bla. E tanto. Ecco, grazie al cielo, quello che vuoi, il momento che ti dico, sfugge anche a me, che attacchi il jack... Se parte la magia, cioè non va oltre i discorsi. Sì, non la puoi spegnere, cioè, grazie a Dio. Grazie se a Dio, l'universo ci dà la forza. Esatto, è una cosa che non so, per cui speriamo, è una magia che con grazia si è riverificata. Sì, guarda, si è visto molto nella jam, tra l'altro molto bella, perché è andata avanti, il periodo è andato avanti, ha trasmesso veramente tanto, noi siamo divertiti tantissimo, credo che anche voi. Sono contento, ti dico la verità, la chitarra era a un certo punto, dico, durante l'intervista, no, stavamo parlando, mi rimanevo di suonare, no? Sì. C'è una chitarra, e pensavo un'acustica che spuntasse, no? Come, vabbè. E invece spunta un'elettrica, anche se ti dico, erano anni, magari... che era ferma, un po' di salino, no? Salino è un amplificatore che non andava, esatto. Comunque probabilmente in qualche modo la passione, non so se è la passione che accende poi tutto, a volte sembra quasi così, no? Dopo due colpi, una cordata, più di una cordata, si è messa a suonare e ti dico, anche grazie al è un feedback, no? Quando suoni con un'altra. Sì, è un feedback immediato, giusto, me. O c'è o non c'è, per cui esatto. C'era con la grazia. Come c'era con un'altra che vorrei nominare, che la dico sempre, che è Mia Martini, ora con cui ho avuto l'onore di suonare. Grandissimo. E succedevano queste cose, tipo poche cioè pronti via. Sì, poche parole, tanta musica, tanta espressione, assolutamente. Sì.
Ascolta, se hai voglia di raccontarlo, solo se è tuo piacere, che non è la mia forzatura. A me hanno colpito tantissime cose della giornata che abbiamo passato insieme, e tanto un aneddoto che è successo nei vicoli quando tu hai sentito il suono di una chitarra. Ah, sì, sì. Se hai voglia di riraccontarmelo, perché io non mi stanco di ascoltarle. Allora, posso raccontartene due di questi tipi di aneddoti molto da strada. Allora, il primo, dove abbiamo imparato io e il grande Beppe Quirici, che purtroppo non è più con noi, è il bassista storico di un mostro sacro genovese, e non solo, con cui ho avuto la fortuna di suonare per 8 anni, con Ornella, con Ivano Vossati, con la Bertè. Vabbè, allora, in una tournée con Ornella nel 78 in Brasile, sì, a Rio de Janeiro, abbiamo suonato al Cane Cao, che era un locale storico. Tra l'altro, ho saputo dopo 20 anni che lì sono passati Gaetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, cioè, mentre c'ero non lo sapevo. Per questo, allora, vabbè, il finale, che nei camerini prima di noi suonavano, cioè ballavano con le Oba Oba di Sargentelli, che erano ballerine allucinanti, sui partner. Me le ricordo le Oba Oba. Pazzesca. No? E vediamo nei camerini degli strumenti che, a nostro avviso, all'epoca eravamo ragazzi con tante cose ancora da imparare, e ce n'è sempre da imparare. Vediamo degli strumentini che sembravano giocattoli, tipo c'era un'imitazione di un basso eco, il violin, sì, no, l'Hofner, okay, il violin, neanche l'eco, okay, un'imitazione. Poi c'era una batteria tipo quelle effetto da grande magazzino, no? Sì. Percussioni, e noi da ragazzini forse un po' idioti, cioè, ma come, che roba è sta qua, no? Con questi giocattoli che cosa sono, no? A un certo punto poi ci cambiamo e loro aprono il concerto, no? Escono fuori Oba Oba con 6 musicisti che imbracciavano questi strumenti, e tu dovessi sentire cosa usciva da quelli. Abbiamo capito in quel momento lì che lo strumento ti può aiutare, però parte da te il suono. Sì, sì, assolutamente. Vedi questi giocattoli apparentemente che avevano un'energia allucinante. Per cui abbiamo detto, cacchio ragazzi, noi con le Fender, Music Man, capito, Premier, eravamo rozzi, voglio dire. Lì capivi che c'era il sentimento di gente che ha sofferto, di gente, esatto, che ci ha passato la vita. Ecco, giorni fa, un mese fa, mi rilascio al tuo discorso di prima, okay, ero in via San Luca, vicino da Gaggero, dei fratelli, sì, per andare poi da Luigi, vabbè, che erano dei punti di riferimento miei, di amici fissi, di musicisti, lo sai, Gaggero, sono, sì, storici. Sì, famosissimi storici. Da lontano sento un bel suono di chitarra e mi avvicino, arrivo verso campetto, vedo un ragazzino con la tuta, il berrettino tipo il mio, pedalini per terra, una Stratocaster, mi sono messo a sentirlo per un'ora. Alla fine gli ho chiesto il biglietto perché talmente bravo e pieno di cuore, ti dico, passava dai Pink Floyd al brasiliano, che è stato Caster e basta, è lui, capisci? Certo. Al punto che era il periodo che c'era il concerto di Bambi Fossati, sì? Ah, sì, in atto, era 15 giorni prima, parliamo di metà febbraio, verso l'inizio febbraio, mi era venuto voglia quasi di dire a Aldo Descalzi, a Cassinelli, di invitarlo. Mi sono preso, c'è ancora il bigliettino, che è un pedalino di effetti con suo nome, Valerio Papa, ti dico, un ragazzo di Catania, modestissimo. Poi per questioni di sovraffollamento, eravamo in tanti, non c'era, però ti dico, a livello di statura, dico, un ventenne con un cuore della Madonna. Ragazzi, Mauro Culotta è la persona che è qua con me, come lo vedete, ve lo garantisco assolutamente. Mauro, io ti saluto e ti ringrazio, è sempre un piacere e un onore stare con te, sempre e comunque. Grazie a voi. Ciao e grazie, ciao.